Allora, dedichiamo questa lezione a vedere un po' che cos'è il filtro a particelle. Rimarremo a livello abbastanza superficiale dell'argomento, per cui voglio darvi un po' il concetto di che c'è qualcosa oltre, che cos'è il filtro a particelle, c'è qualcosa oltre Weinberger o Kalman esteso, in casi un po' più complessi, cioè con ipotesi meno semplici di quelle che abbiamo fatto. Il contesto è sempre lo stesso, stima dello Stato, avendo accesso alle, ovviamente agli ingressi e a delle misure che rappresentiamo come uscita nel nostro sistema dinamico rappresentato in spazio di Stato. Allora, il filtro di Kalman soddisfa delle condizioni di ottimalità quando, nelle ipotesi che ci siamo dati, ossia abbiamo detto linearità e gaussianità dei rumori. Poi l'abbiamo implementato anche al caso non lineare e si può vedere, non l'abbiamo fatto, che è un'approssimazione del primo ordine. Esiste poi una versione cosiddetta inodore, unscented, su cui non ci soffermiamo. Però nel momento in cui noi perdiamo l'ipotesi soprattutto di gaussianità dei rumori, il comportamento anche del filtro di Kalman esteso può non essere soddisfacente. Vediamo una delle possibili tecniche per cercare di implementare una stima dello Stato in situazioni in cui soprattutto la FDP, cioè la funzione di densità di probabilità dei rumori, non è gaussiana. Allora, le variabili le ridefinisco, ma sono sempre le stesse, solamente che adesso guardate c'è una piccola differenza che io ho scritto x kappa più 1 uguale f e ci metto tutto dentro, cioè c'è il rumore e non necessariamente additivo con valore atteso nullo e con covarianza una covarianza come quella che abbiamo visto. La stessa cosa vale per l'uscita, ok? Cosa definisco? Di nuovo, io definisco una funzione di densità di probabilità di x con k dato y da 1 a k. Guardate, che cos'è questa qua? È la funzione di densità di probabilità dello stato date le misure da l'istante iniziale fino all'istante corrente. E dico che questa è l'incognita. Qual è la grande differenza rispetto a quello che abbiamo fatto finora? Che la nostra incognita era lo stato. Adesso noi vogliamo stimare la funzione di densità di probabilità. Ok? Quindi questa è la grande differenza. Le prime formule che vedremo sono essenzialmente solo concettuali, sono dei risultati, noti della teoria della probabilità, che però sono difficili da applicare se non in una forma numerica, che saranno proprio i filtri a particelle. Quindi dal punto di vista concettuale adesso noi stiamo dicendo: guarda, non voglio più stimare il valore di x, ma tutta quanta la sua FDP, tutta quanta la sua funzione di densità. Un'altra definizione che mi serve è che conosco la funzione di densità di probabilità dello stato all'istante iniziale. Questo qua fa il paro con dire a una stima iniziale dello stato. Però siccome la mia incognita è una FDP, allora io dico che conosco tutta la FDP. Quindi questa qua è la mia incognita. Va bene? Ora, riguardiamo il nostro modello matematico, che è un'equazione alle differenze stocastiche. Se lo leggiamo in un'altra prospettiva, cioè con un altro bagaglio culturale, riconosciamo in questo un processo markoviano. In particolare,
possiamo vedere che concettualmente la nostra funzione f è parente a che cosa? Beh, è parente alla funzione di transizione da x a xk più 1, ossia alla f di p di xk più 1 dato xk. Cosa vuol dire questo? Guardate, nel tempo, con le equazioni deterministiche, io posso dire, se tu mi dai x con k, io sono in grado di dirti quanto vale x in k più 1, applicando le equazioni del modello matematico. Adesso io dico un'altra cosa, io dico, guarda, io posso calcolare la funzione di densità di probabilità di x in k più 1, bene? Conoscendo cosa? Conoscendo il modello matematico, che adesso è dato da equazioni alle differenze stocastiche. Va bene? Quindi, se io vado a leggere la definizione di processo markoviano, scopro che è un processo nel quale la probabilità di transizione dipende unicamente dallo stato immediatamente precedente. Beh, siamo là. Allora, ho cambiato, senza farlo apposta, ho cambiato la vista, quindi scusate, cambio, vediamo se è in grado. Ok, speriamo non sia successo nulla. Ok, per cui la cosa importante adesso è capire che concettualmente io ho questa analogia, e l'analogia, se la faccio con le equazioni del filtro di Kalman, vedo che insomma questo è parente all'equazione di aggiornamento temporale. Ok? In effetti, quello che noi adesso vediamo è che noi continuiamo ad applicare un filtro, una stima in questo momento, che si basa sull'alternanza di due contributi. Il modello matematico, che dà un contributo a una fase di, la chiamiamo adesso predizione, l'abbiamo chiamata aggiornamento temporale, ma sono la stessa cosa, e poi il contributo delle misure a una fase di correzione. Va bene? Ora, se lo rivediamo dal punto di vista delle FDP, noi che cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che noi, allora, la nostra incognita alla campione precedente è questa. Dopodiché abbiamo la fase di predizione, qui ci va il modello. Ora, nella fase di predizione, io che cosa faccio? Beh, non sto usando i dati, ma devo cacciare fuori la stima iniziale. Quindi questo è semplicemente il mio obiettivo, è la funzione densità di probabilità di xk dati y da 1 a k meno 1, che il k ancora non lo posso usare. E poi ho una fase di correzione in cui uso le misure, e il mio scopo è quello di avere il riscontro a questo, a k. Ok? Quindi questa è la mia incognita, che avrò dopo una fase di correzione. Questa è l'incognita al campione precedente, ma per farlo immaginare, questo è concettuale, quindi dovete immaginare il campione precedente. La fase di predizione che deve fare? Mi deve dare la FDP senza fare i dati, quindi da K-1 a K, e la fase di correzione invece deve utilizzare. La stima bayesiana non lineare è un risultato storico della teoria, diciamo, del calcolo delle probabilità, per cui noi adesso vediamo dal punto di vista, diciamo, teorico, quali sono le equazioni che noi dovremmo implementare per ricavarci questi oggetti, queste FDP. Ok? Allora, la predizione, noi adesso vediamo
diciamo, dal punto di vista teorico, cerchiamo solo di capire. In questa lezione vedrete che dal punto di vista simbolico, se avete già sfogliato gli appunti, dal punto di vista simbolico sembra abbastanza complesso. Invece cerchiamo di capire i concetti e vedremo che è abbastanza, tra virgolette, semplice. Questa è anche una delle altre cose che sono state applicate in maniera anche abbastanza massiccia, perché sono apparentemente semplici da gestire. In realtà, come tutto, poi può avere tutta una serie di difficoltà. Allora, la fase di predizione è questa. Ok, quindi io che cosa conosco? Conosco la stima corrente, la FDP del distanza corrente assunto, conoscerla. Devo conoscere questa FDP. E che cosa posso utilizzare? Il modello, cioè le funzioni k più 1 uguale f di xk, ma ho detto che cosa? Che è parente a quella che si chiama densità di transizione. Quindi in realtà è un risultato, diciamo, che posso sfruttare la teoria della probabilità, è che questo oggetto qua è uguale a un certo integrale e poi la stima, diciamo, precedente, va bene? Quindi la funzione di entità di probabilità x k meno 1 da k meno 1 e delta. Questo qua è l'equivalente dell'aggiornamento temporale, ok? È la densità di transizione e la probabilità di xk dato x. E questa è la stima corrente. Lo so calcolare questo integrale, adesso non mi interessa. No, non lo so calcolare, però adesso non mi interessa. Adesso mi interessa solamente sapere che io ho una formula per implementare la predizione, ossia l'equazione di aggiornamento temporale, nota dal risultato del calcolo di probabilità. Per quanto riguarda invece la correzione, la formula che devo usare è altrettanto, la stessa correzione, mi aggancio direttamente qua, ho una cosa strana che si chiama verosimiglianza, poi la stima corrente, guardate, la stima corrente a questo punto è questa, perché io mi trovo qua adesso, quindi la stima corrente. Qua ho una probabilità scontata di k. Allora, a questo punto che cosa devo vedere? Ma questi tre FDP chi me ne dà? Allora, abbiamo detto che questa qua è la stima corrente ed è quella che è uscita fuori da, diciamo, dall'equazione precedente. Quindi io ce l'ho questa. Ok? Questa qui la so calcolare, e quello, diciamo, è la formula con cui la posso calcolare. Vi ripeto, trattabile o meno adesso non ci interessa. L'importante è che io capisca se sono in grado di gestirlo o meno. E poi c'è questo oggetto strano qua. Questo qua si chiama verosimiglianza. Guardate, che cosa vuol dire verosimiglianza? La FDP di Y dato X, questo qua è quanto è, diciamo, ragionevole che io abbia certi dati con dato il valore dello stato. E beh, qui è dove entrerà in gioco la retroazione, cioè qui è dove io utilizzo i dati correnti per vedere che cosa, beh, lo capiremo nella loro implementazione, cioè quanto è buono il valore dello stato che sto stimando. Va bene? Per cui che cosa significa? Che io, diciamo, con la stima bayesiana non lineare ho degli strumenti che dal punto di vista teorico mi consentono di calcolare che cosa? La mia incognita, che ricordo non è più una stima dello stato, ma è la stima di tutta quanta la FDP.
esempi, che può essere anche stravagante, non necessariamente una gaussiana, potrebbe essere bimodale, cosa che fino adesso non sapevamo gestire con calma. Il mio obiettivo è questo: scopro dalla letteratura che io in teoria ho gli strumenti matematici per calcolare, e scopro che ci si basa ancora sull'alternanza di predizione, modello, correzione, dati. Quindi dal punto di vista dell'architettura noi rimaniamo nella solita, tra virgolette, struttura. Questa soluzione, come ho detto, diciamo, più volte, spesso non è trattabile. Quando io comincio a cercare dei risultati analitici che mi dicano ma quando la posso scrivere in forma chiusa, quando è che sono in grado di calcolare questa FDP o questa integrale, comincio a mettere dei paletti al mio modello matematico e cosa scopro? Scopro che se io faccio l'ipotesi di linearità e gaussianità dei rumori, beh, ottengo proprio le stesse equazioni del filtro di Kalman, ok? Poi, quelle scritte in grigio, nel senso che se io faccio uno spazio di stato discreto e possibili stati uniti, posso fare il grigio, ma non mi interessa. Cosa è importante? Importante adesso capire che ho questo strumento, se cerco una forma chiusa devo mettere delle ipotesi, perché non sono trattabili queste integrali, metto delle ipotesi e arrivo alla forma chiusa che è il filtro di Kalman. Quindi, diciamo, ho un risultato teorico interessante, però io quello che vorrei fare adesso è avere uno strumento in più rispetto al filtro di Kalman, qualcosa che mi consenta anche di stimare lo stato con rumori di processo o di uscita che non siano belli, lineari, puliti, gaussiani. Quindi qualcosa un po' più complicato. E allora cosa voglio fare? Voglio cercare di implementare, di calcolare queste equazioni senza risolverle. Ok, ossia numericamente. E quindi il filtro a particelle che cos'è? È un'approssimazione della soluzione esatta bayesiana. Che cosa faccio? Guardate, l'idea è questa e cerco di darvi più i concetti che non poi le equazioni. Io cerco di campionare la FDP, cioè la funzione densità di probabilità, e poi faccio tante simulazioni numeriche stocastiche. Vedremo che noi aggiungiamo il rumore alle nostre simulazioni questa volta, cosa che non abbiamo fatto in casa. Quindi cosa sono le particelle? Beh, le particelle sono tante stime dello stato, va bene? Quindi io tramite queste particelle cosa sto tentando di fare? Di campionare la FTP, ok? E questo cercheremo di capirlo attraverso un po' di interpretazioni grafiche, e vi faccio vedere una simulazione, qualche simulazione dei dati sperimentali del circuito RLC che abbiamo acquisito. Va bene? Quindi alla fine io che cosa faccio? Prendo tutte queste particelle e voglio campionare la FDP, e dal punto di vista matematico sto cercando di trasformare integrale in una sommatoria. Ok, questo è quello che sto cercando di fare. Allora, una curiosità: quando voi parlate di simulazioni numeriche stocastiche potete anche dire che avete utilizzato un metodo Monte Carlo, perché Monte Carlo dà il nome del casino. Quindi, diciamo, è chiaro che non stiamo abbandonando, diciamo, il terreno dei risultati analitici per andare in qualcosa in cui possiamo anche accettare che il risultato non sia esattamente quello che aspettiamo. Ok, abbiamo bisogno di qualche strumento per implementare questi filtri a particelle e di capelli. Prima di tutto il concetto di campionamento ha importanza. Guardate, questo è una generica FDP, non ho neanche scritto cosa ho sugli assi. Se io utilizzassi un campionamento uniforme, il mio campionamento sull'asse X sarebbe quello dato
dai pallini blu, quindi io prenderei un campione ogni 10 campioni equidistanziati. In realtà il campionamento a importanza dice devi campionare di più dove la FDP è più alta, quindi la densità del campionamento è proporzionale al valore della FDP. Ok? Questo è il concetto di campionamento a importanza che ci servirà per la gestione di queste particelle. Allora, cosa sono le particelle? Le particelle sono ognuna di loro una stima dello stato. Per cui, se vedete dal punto di vista simbolico, io che cosa sto scrivendo qua? Io sto scrivendo x cappello, per cui mantengo la notazione che abbiamo usato durante il corso del cappello e la stima, e poi ci metto un apice i, non è l'elemento a potenza, va bene? È l'iesima particella. Ho un numero di particelle n grande, un numero che adesso è magico, ma sarà magico anche dopo, nel senso che c'è molta euristica poi nella implementazione dei filtri a particelle, e uno degli aspetti euristici è: ma quanto è grande n? Quante particelle prendo? 10 o 100.000? Va bene, teniamocelo come numero magico e poi capiamo. Ogni particella ha associato un peso che è importante, e capiremo il suo ruolo all'interno del filtro, e un peso normalizzato, ok? Quindi sono due pesi associati alla particella, per cui utilizziamo l'apice I per queste grandezze. Che cosa facciamo? Quello che vi ho detto prima, guardate, noi stiamo approssimando una PDF attraverso che cosa? Voi lo riuscite a leggere questo, il delta è l'impulso, ok? Una sommatoria di chi? Guardate, questi sono tutti quanti impulsi centrati nelle particelle, ognuno con un certo peso. Ok? Quindi il mio tentativo è quello di campionare la funzione densità di probabilità con tanti, i campioni sono tanti impulsi centrati nelle particelle. Andiamo a vedere un attimo graficamente. Non ho fatto una gaussiana, va bene? Apposta. Ognuno di quelli è, spero che ognuno di quelli sia che cosa? Bene, un impulso centrato, questo qua è una particella per esempio, e questo è il suo peso. Quindi il mio tentativo è quello di avere n grandi particelle che stanno campionando la campionata di importanza, no? Quindi di più qua e di meno qua, però magari ce l'ho anche qua, eh? Questo è una rappresentazione grafica di quella formula. Bene, questo è quello che io voglio fare, voglio costruirmi queste particelle. Ok, adesso si entra un po' in alcuni aspetti implementativi, si pesi, diciamo, come vi ho detto prima, io cerco un attimo di darvi il concetto, ma non di entrare nello specifico di ogni equazione. Guardate, io qui ho il peso normalizzato associato alla particella e ovviamente sono da trovare, ok? Allora io posso dimostrare FDP Y dato la particella, ossia sulla
sulla base della verosimiglianza della particella che sto gestendo, della particella associata a questo peso. Che vuol dire? Un po' strano, però adesso lo vediamo nei prossimi lucidi, che come è abbastanza intuitivo il suo utilizzo. Dal punto di vista grafico, questo significa che il peso deve essere tanto maggiore quanto maggiore è verosimile la particella, cioè la verosimiglianza di uno deve attraverso i dati, ok? Per cui in qualche modo l'utilizzo dei dati deve far sì che mi arrivi un alto valore del peso associato e nel tempo, cioè il campione mi riporta appresso in questo modo. In realtà, senza entrare, diciamo, nel dettaglio, io ho bisogno di aggiungere qua qualcosina, quindi io qui faccio un bel campionamento di importanza date le misure, perché questo è quello che voglio fare, va bene? Io voglio approssimare questo qui col campionamento di importanza, però ho bisogno anche poi di gestire numericamente questi pesi, quindi ogni volta io devo normalizzare i pesi ad ogni campione, e quello è il concetto, diciamo, di ricampionamento che adesso vediamo brevemente. Guardate, io poi, se qualcuno mi chiede la stima, no, dello stato, non gli posso dare 200 vettori e dico questa è la PDF, gli devo dare comunque un numeretto, per cui un vettore, per cui alla fine devo trovare un modo opportuno per scegliere qual è poi il cappello che do all'utente. Okay? Allora, il ricampionamento è un aspetto essenzialmente numerico, per cui, diciamo, possiamo essere un po' più, fra virgolette, superficiali su questo, nel senso che la gestione di questi pesi che si stanno modificando nel tempo richiede degli accorgimenti numerici. Questo essenzialmente, ma lo vediamo graficamente che secondo me è più chiaro. Quindi cosa fa un filtro a particelle? Vediamo un attimo. Io faccio una predizione. La predizione, io che cosa ho detto? Che questo è parente all'implementazione della F. Quindi xk più 1 uguale F di xk. Però guardate, a questo punto io la faccio rumorosa, aggiungo del rumore. Perché aggiungo del rumore? Perché a me fa piacere che le particelle in qualche modo vadano a esplorare i valori vicini per stimare la FDP. Quindi io ho 100 particelle che hanno dei valori diversi di stima dello stato, faccio una predizione e ci metto anche un po' di rumore, perché voglio in qualche modo che si mantenga sempre una stima, fra virgolette, dinamica del mio. Poi faccio il campionamento a importanza, nel senso che per ognuna di queste particelle dico ok, qual è l'uscita associata a questa particella e viene una certa uscita. Le confronto con le uscite che mi stanno dando i sensori, alcune sono buone e altre non sono buone. Per cui io metto un peso alto su quelle buone, un peso basso su quelle che invece stimano un valore completamente sbagliato. Devo ricampionare, e il ricampionamento, se io lo leggo così, ha anche un qualcosa, diciamo, di darwiniano, cioè io che cosa faccio? Mi tengo le migliori particelle, vuol dire che se una particella ha un peso alto, vuol dire che la sua uscita, no, ci prende un po' con quella che ho misurato, questa me la tengo per le propagazioni successive, se invece ha un peso basso, vuol dire che probabilmente io sono in una zona della FDP bassa e quella la scarto. E poi aggiungo altre particelle a completamento per avere sempre lo stesso numero. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, se io lo descrivo così, beh, la cosa comincia a essere gestibile. Io sto praticamente gestendo, guardate, io sto gestendo il campionamento della FDP. Questo è okay. E mando avanti che cosa? Mando avanti le particelle
che hanno, cui corrisponde un'uscita che è più o meno numericamente vicina a quella che mi stanno dando i sensori. Ok? Se io facessi solo questo, dopo un po' andrebbero tutti quanti sul valore massimo, ma siccome io ci metto rumore, io mantengo la mia, diciamo, intenzione di campionare, quindi di non avere solo una stima. Guardate vediamo l'interpretazione grafica insieme di questo del gioco che facciamo con i pesi delle particelle. Allora, immaginiamo che voi abbiate, diciamo, questi pesi, ogni pallina gialla è un peso ed è il risultato della predizione in campo. Poi guardate, questa qui è la vostra FDP. Applicate la verosimiglianza. Presumibilmente, per esempio, questo qui dove c'è il mouse adesso, a questa corrisponderà un errore più basso dell'uscita e quindi un peso più grande, ok? Ad altre con la verosimiglianza un peso più basso di una certa soglia lo butto via. Quindi io, dopo aver applicato la verosimiglianza, mi trovo un numero di pesi, di particelle inferiori, che faccio? Ricampiono. Guardate, questo che è più grande lo trasformo, fra virgolette, in questo caso in tre particelle. E dice, vabbè, ma se tu trasformi in tre particelle vuol dire che hanno lo stesso numero e allora poi dopo tutte le particelle vanno verso lo stesso. No, perché io propago col rumore. Quindi queste tre particelle che sono qui allo stesso punto le propago con un po' di rumore. Quindi, se vedete, qua ho una situazione più o meno uniformemente distribuita. Dopo aver fatto questo giochino, se vedete, si stanno distribuendo di più, dove c'ho il picco della FDP. Questa è un'interpretazione grafica che credo sia abbastanza, diciamo, illuminante di quello che succede nella gestione delle particelle, dei pesi delle particelle. Poi dettagli di implementazione, che cosa ci manca da capire? Come implemento questo, come calcolo il peso di questa verosimiglianza? Vediamolo un attimo. Allora, io inizializzo, che cosa faccio? Devo generare n grandi particelle. Allora, adesso usiamo la conoscenza a priori e conoscenze, diciamo, ingegneristiche. Immaginiamo di dover stimare la temperatura di questa stanza. Io devo generare 100 stime della temperatura. Allora, al calcolatore, in maniera stupida, posso dire, fai ogni grado centigrado da meno 273 fino a più 300. E questa è una possibilità, ok? Allora, sarebbe più di 100. L'altra è, vabbè, ma io so che mi trovo in un'aula universitaria, la temperatura non può essere inferiore ai 15 e superiore ai 35, quindi io le prendo fra 15 e 35 equidistanziate, e questo può essere. Magari qualcun altro dice, vabbè, ma io ho un attimo un termometro, mi dà 24, quindi facciamo da 23 a 26, ok? Quindi io faccio la stima sulla base della conoscenza a priori, tutti i pesi uguali a 1, non so la temperatura della stanza, quindi tutti i pesi uguali a 1. Dopodiché faccio il mio bravo campionamento, io, vabbè, implemento le equazioni, diciamo, di scambio del calore per ognuna delle particelle aggiungendo il rumore, e poi faccio il calcolo dei pesi tramite la verosimiglianza. Ora, che cos'è questa verosimiglianza? Vediamo adesso che mi manca. Questa è una FDP, io ci devo mettere un numeretto. Ebbene, questo deve essere un numero che è tanto più alto quanto più l'uscita della mia particella è vicina alla misura che sto facendo. Ok? Per esempio, ce l'ho dopo, va bene, allora dopo la prendiamo. Per esempio, vabbè, la solita gaussiana. Poi normalizzo e ricampiono, ok? Per quanto riguarda il ricampionamento, qui ci sono dei dettagli che, fra virgolette, che adesso saltiamo, è veramente banale il ricampionamento. Guardate, torniamo alla rappresentazione grafica. Adesso che cosa vuol dire ricampionare? Vuol dire che in qualche modo io devo passare dai pallini blu ai pallini gialli.
se voglio trovare un modo sistematico per farlo, io posso implementare questo algoritmo qua, che, su cui non entriamo nel dettaglio, ma è che semplicemente l'applicazione di questa formula graficamente è semplicemente questa, in cui questa qua è la somma cumulativa dei pesi. È banalissima l'implementazione, va bene? Ok, adesso la verosimiglianza, guardate che ci metto nella verosimiglianza, ci metto sempre la solita cosa, sempre, nel senso che ci è capitato già altre volte. Questo y tilde pesato, y tilde sta sposto, pesato per y tilde, questo è un numero che vale 1 quando l'errore vale 0, ok? E vale 0 quando il sentito tende all'infinito. E poi per il resto ha un bellissimo andamento, gaussiano, che è quello che abbiamo appena, che abbiamo visto durante questo corso. Quindi che cosa significa? Che devo calcolare y tilde, ok, per ogni particella mi calcolo qual è il suo errore corrispondente, lo peso con la covarianza del tumore in misura, non abbiamo dato i dettagli, ma c'è una motivazione teorica per cui uso questa matrice, e questo numeretto è quello che io uso per il calcolo dei pesi. Va bene? Ovviamente n è il numero magico, non siamo entrati nel dettaglio, e poi vabbè, il rumore di processo bisogna un po' calcolare. Quindi l'implementazione di questo algoritmo è estremamente semplice. Dal punto di vista concettuale è un po' ostico, soprattutto vabbè, la prima parte è teorica e gli integrali non sono trattabili, poi capire dopo può essere un po' così disorientante, però è molto semplice implementarlo. E adesso noi vediamo prima un esempietto costruito a calcolatore, e poi vediamo che cosa è successo con il circuito RLC applicando il filtro a particelle. Allora, ho preso un modello che ho generato in maniera assolutamente arbitraria io, equazione a differenze 0,9 per, quindi l'autovalore è asintoticamente stabile. Poi ci metto una parte non lineare, seno di x con 2 di k, e questo è un ingresso sinusoidale. Anche l'uscita è non lineare, seno di x con 1 più x con 2 più rumore di misura. Ok, poi ho messo così, a caso, senza sapere. Condizione iniziale, metto un rumore di misura gaussiana a media nulla e una certa covarianza, e questa qua è la covarianza delle equazioni dinamiche che attribuisco. Scelgo 50 particelle e le metto inizialmente attraverso una FDP uniforme intervallo quadrato di lato 40. Ovviamente lato 40 adesso è un numero magico, ma è solamente una simulazione numerica. Poi vediamo col circuito RLC come qualche ragionamento lo possiamo fare. Allora, che cosa succede? Prendo queste 50 particelle e ogni particella è un vettore 2x1, ok? Perché ogni particella è una possibile stima dello stato. E le assegno in maniera casuale in un quadrato di lato 40. Questo lo fa qualsiasi programma con un semplice comando. No, gli date la FDP, quella uniforme è una di quelle di default, e avete queste particelle. Dopodiché, che cosa succede? Succede che io qui ho disegnato x1 e x2, le particelle, e ho disegnato il valore che ho usato nella simulazione. All'istante iniziale io che cosa ho nel piano delle fasi? Ho questi punti rossi che sono particelle, che sono ognuno una possibile stima dello stato. Che cosa succede adesso? Adesso succede che, se voi vedete questo qui vicino allo stato vero, quando io vado a calcolare i pesi ed applicare la verosimiglianza, allora sarà associato un peso maggiore, perché hanno un errore più piccolo, elevato a meno
questo qua è più grande, quindi hanno un peso più grande. Queste qua, questa particella che in alto a sinistra, che è stata generata in maniera puramente casuale, avrà un peso vicino a zero. Quindi quando vado poi a ricampionare, tutte le particelle lontane dalle misure, la misura diciamo non è questa, la misura però è funzione diciamo del valore dello stato, tutte le particelle lontane tenderanno a scomparire. Va bene? Dopo qualche iterazione, per esempio, questo è quello che succede. Guardate, non sono tutte esattamente sul valore dello stato, in questo caso neanche una veramente sul valore dello stato, ci sono delle non linearità. Ok, sto propagando con rumore, se no, se era lineare, diciamo, non applichiamo il filtro a particelle. Faccio passare qualche altra iterazione, alla fine questo è quello che succede. Non devono neanche convergere tutte, perché altrimenti poi sto facendo le stesse equazioni senza tutte quante. Quello che deve succedere è che devono stare intorno, perché ogni volta io propago con rumore, ok? Quindi ogni volta, quando io propago, ce lo metto anche io per rumore. Poi qual è il valore? Posso prendere il valore medio, posso prendere la mediana, posso fare delle cose, però qui entriamo nel fatto che sempre, in questo caso è delicato, e bisognerebbe conoscere un po' il processo, perché prendere il valore medio non è detto che sia la soluzione migliore. Questo era un caso così, giusto per vedere queste particelle che si muovono nello spazio delle fasi. Ma prendiamo il nostro solito circuito RLC con cui ci abbiamo fatto l'osservatorio Weinberger, l'abbiamo visto diciamo a lezione, lo implementerete martedì prossimo, implementerete anche il filtro di Kalman sempre con gli stessi dati, però non vi ho fatto vedere la lezione del filtro di Kalman come viene applicato, e ora vi faccio vedere qua nel circuito RLC. Allora, 500 particelle, queste sono le covarianze, misura è una, perché se vi ricordate nel circuito RLC io misuravo la tensione, e invece per quanto riguarda quelle di processo sono due, perché una era la corrente e una la tensione, e hanno anche diciamo un valore abbastanza diverso fra di loro. Perché hanno un valore abbastanza diverso fra di loro? Perché la corrente era in milliampere, quindi era 10 a meno 3 ampere, e la tensione era in volt, quindi numericamente sono grandezze che sono diverse tra loro, non c'è nessun motivo perché i due numeretti debbano essere uguali. Che cosa faccio? Implemento il filtro a particelle cambiando di volta in volta i parametri della stima. E allora, guardiamo un attimo che cosa sta succedendo. Allora, guardiamo un attimo che cosa stiamo guardando. Il grafico in alto, abbiamo nell'asse delle ascisse la corrente, che sarebbe x con 1, e quella delle ordinate la tensione, che è x con 2. Quindi se vedete l'asse delle ascisse, la scala qua è, dove sta? La corrente è 6 per 10 a meno 3. I dati diciamo del circuitino li vedrete martedì prossimo, quindi questo è ordine di milliampere. Invece la tensione era 0,3 volt, quindi l'ordine di grandezza è delle unità. Questo è il disegno di sopra, e questo è uno spazio delle fasi, quindi i pallini rossi che vedete sono le particelle, cioè tutte le, che abbiamo detto 50 stime o quello che erano dello stato. Poi che cosa abbiamo qua? Allora, guardate un attimo, in basso io ho a sinistra tempo in ascissa e tensione in ordinata. Quindi io che cosa ho? La linea verde che rappresenta la misura. Poiché in questo caso la misura è proprio x con 2, allora le posso sovrapporre. La linea blu è la mia stima. Come ho ottenuto la stima? Beh, la stima è il valore medio, vedete, questo non è un segmento, queste sono tutte le particelle. Quindi io sto decidendo adesso che di queste 50 particelle il valore medio è per me la stima che do fuori all'utente o al controllore. Quindi adesso nel guardare questo grafico, questo video,
voi fate caso a questa cosa qui, nella corrente non ho la linea verde, ricordiamocelo. Finché faccio le simulazioni io posso disegnare l'errore dello stato, ma quando io sto facendo l'implementazione con dei dati reali, lo stato io non ce l'ho, per cui io qua non posso sapere qual è la vera corrente, ok? Vado, faccio play e vedo in alto le particelle che no, vedete come si muovono, vedete che vanno da no, le due situazioni, perché quello è il segnale d'ingresso, questa onda quadra, per cui da 0 volt 0 ampere adesso si stanno spostando con una grande sovrallungazione, come avete visto, a 4 milliampere 3 volt, e voi potete vedere in basso a sinistra proprio l'andamento di una delle due stime con una misura, e in basso a destra solo della stima senza misura, e quelle cosette rosse sono tutte quante le particelle, qua sono proiettate su x con 2 e qua su x con 2, ok? In un caso così semplice stiamo sparando, diciamo, a una mosca con un bazooka, perché è lineare RLC, l'abbiamo fatto molto bene con Luenberger e lo farete con Kalman e vi darà dei risultati altrettanto positivi. Ok, che ruolo hanno i vari termini all'interno del filtro a particelle? Beh, molto simile a quello che gli abbiamo, all'interpretazione che gli abbiamo dato nel filtro di Kalman, per cui aver interpretato nel filtro di Kalman le covarianze di misura e di processo come la confidenza che io do rispettivamente alle misure e al modello matematico ci aiuta anche qua, e vediamo che cosa succede. Vabbè, questo va avanti così per un po' di tempo. Adesso io che faccio? Guardate, le misure passo la varianza da 10 a 100, che cosa significa? Di chi è che mi fido di meno? Lo stimatore è tutto quello che sto progettando. All'interno dello stimatore, fra modello e misure, di chi è che mi fido di meno? Se io passo RD da 10 a 100. Contrario. RV sono le misure. Ok? Io sto allargando la matrice covarianza del rumore di misura. Vuol dire che io sto dicendo le misure sono più rumorose, fidati di meno. Ok? Quando aumento il valore vuol dire che sto dicendo fidati di meno. Dal punto di vista qualitativo, rispetto al video precedente, che cosa potete notare? Si nota qualcosa? Stabilità usiamola con grande cautela, e adesso non è il momento di usarla, però la questione più smooth, cioè più dolce, più filtrato il segnale, questo lo possiamo notare. Allora, ok, lei dice questo, vediamo qualche altra situazione. Io qui adesso cambio drasticamente. Allora, è esattamente il contrario, quindi probabilmente c'è un errore nei numeretti che vi ho dato, perché questo è ancora più dolce. Va bene? Per cui io mi aspetterei
che questo sia più rumoroso. Dovete guardare adesso la blu, che è dolce, vedete, rispetto alle misure. Poi soprattutto fa errori più grandi, si sta basando di più sul modello. Il modello è fatto con i dati di targa del CPU-RVC e chiaramente sono sempre diversi da quelli reali. Per cui questo significa, molto semplicemente, che ho invertito i numeri nella lista del foglio precedente, perché in realtà questo qua mi sto fidando molto di più del modello. Vedete com'è dolce e ha una costante di tempo più lenta se do l'interpretazione alla Lohenberg. Anche questo è più dolce e ha meno oscillazioni. Questa è un'altra cosa, la distribuzione invece è un altro parametro. Ok. Vediamo se invece io ritorno al valore 10 sulle misure, però per quanto riguarda il processo passo da 1 a 10. Che cosa è successo? Sto filmando più delle misure. E dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista grafico, qualitativo, che sta succedendo alle mie particelle? Ossia si stanno distribuendo molto di più perché sono io che metto il rumore. Adesso io sto mettendo, quando propago, metto il rumore e lo metto più grande adesso. Perché? Perché sto dicendo, guarda, secondo me le equazioni non è che rappresentano il circuito RLC. Quindi distribuisciti con le tue particelle, molto di più di devi distribuire. Alla fine la stima comunque non è male, però è chiaro che una cosa del genere, fra quelle che abbiamo visto fino adesso, è una delle peggiori, perché è esagerata questa cosa. Facciamo il contrario, guardate ora queste particelle come si muovono poco. Beh, va bene, se mi fido molto del modello va bene che si muovano poco, ma se ci sono delle non linearità o delle cose strane, a me fa piacere se invece io, diciamo, vado ad esplorare, tra virgolette, con le particelle altri valori. Quindi che cosa possiamo dire, diciamo, in conclusione? Che è uno strumento estremamente, diciamo, potente, che viene dopo la stima dello stato deterministico, la stima dello stato stocastico. Abbiamo, diciamo, timidamente detto, ma può essere non lineare, facciamo delle linearizzazioni. Adesso noi siamo entrati in un argomento che dal punto di vista teorico risolve tante cose in maniera non trattabile. Allora noi ci mettiamo un'approssimazione numerica. Che succede quando ci mettiamo l'approssimazione numerica? Che c'è tanta euristica, ci sono dei numeri magici, ci sono tanti tentativi, ci sono tante simulazioni da fare, ma le simulazioni sono sempre simulazioni. Quando si va poi sul caso reale, maggior ragione quando voi parlate di sistemi dinamici che si muovono, no? Quindi robot, sistemi elettromeccanici, il salto fra simulazione e esperimento è sempre molto molto impegnativo dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista economico delle risorse che ci sono. Ok? Quindi questo è è il filtro a particelle. Per cui ci fermiamo qua con la stima dello stato e sì. Mettere entrambi questo lo possiamo provare tranquillamente a lezione la prossima volta. Comunque tendenzialmente ci sta un aspetto di peso relativo e poi ci sta anche un valore, diciamo, fra virgolette assoluto, nel senso che numericamente se lei mette dei valori qua molto bassi significa che comunque sta propagando tutti quanti molto poco rispetto al valore precedente. Poi ci sta questo qui che le sta dicendo, se lei mette un valore molto basso, perché questo è nella verosimiglianza a meno 1, questo sta dicendo, se lo mette molto basso, che lei pesa solamente se è molto vicino al valore giusto. Quindi c'è un aspetto che è dato dal peso relativo, c'è un altro che è quello assoluto, del comportamento che poi avranno le particelle. Facciamo divertire, diciamo, la prossima volta. Poi, quanto la notazione, non mi è molto chiaro, perché lì abbiamo indicato l'errore con il consumo di del.
esattamente l'errore dell'uscita, perché noi non abbiamo lo stato, quindi questo è l'unico errore che noi possiamo ritrazionare. Abbiamo sempre ritrazionato gli errori dell'uscita, da Lemberger a Kalman. Va bene? Ok ragazzi, allora